tappa come momento di seduzione della donna. Assolutamente, la scarpa è un simbolo importante della femminilità e delle donne. In questa occasione abbiamo ricordato tutti i percorsi di vita femminile proprio attraverso questa esposizione di scarpe favolosa che ho trovato entusiasmante e affascinante al tempo stesso. Noi siamo qui oggi tutti insieme per valorizzare il lavoro di queste grandi artiste, di queste donne che a livello nazionale, quindi non solo nel nostro territorio, ma a livello nazionale lavorano e valorizzano la figura della donna e la figura dell'essere donna. Grazie, grazie. Ma queste scarpe veramente sono un momento di seduzione? Un momento di riflessione soprattutto, perché noi donne amiamo attraverso le scarpe anche dire le nostre diversità, le nostre identità che sono sempre diverse l'uno con l'altro. Attraverso queste scarpe diverse e come vengono utilizzate dalle donne, così le donne sono mutevoli, cambiano ed esprimono il meglio di se stesse. Tacchi alti o scarpe basse? I tacchi alti io invidio le donne che la riescono a portare. Io utilizzo sempre scarpe medie, quindi tacchi medi, perché così fa parte della mia persona, però i tacchi alti vengono utilizzati molto dalle ragazze perché riescono ad esprimere forse il meglio di sé, così anche con un loro atteggiamento, con un loro comportamento molto determinato, il tacco alto. Grazie, grazie, ciao. Presto vederci. Sempre a presto vederci. Con un'iniziativa ancora più significativa e nel cammino delle donne, all'insegna del cammino delle donne. Sì, una sola cosa vorrei sapere da te, ma le scarpe oggettivamente è un momento di seduzione per la donna? Anche, però io l'ho letta soprattutto come la fatica delle donne, nelle scarpe. Forse perché nella scarpa ci vedo anche la forma della protesta. Tanti aspetti, quindi insomma ha diversi significati, dalla seduzione alla fatica, alla protesta, comunque è un simbolico forte la scarpa. Tu sei per sì. I tacchi alti o le scarpe basse? Dipende dalla circostanza. Grazie. Patrizia Pompeo, il binomio donna e scarpa visto dagli occhi di una grande artista. Grande no, dagli occhi di una mia riflessione artistica sull'identità femminile, che è un tema che mi sta a cuore prima che artisticamente, da un punto di vista di contenuto civile, di contenuto di passione della vita. E, a questo lavoro che è un lavoro di scultura sono arrivata proprio perché l'identità femminile fa parte del mio percorso di vita anche attraverso gruppi di donne dei quali ho fatto parte. E, la scarpa mi sembra un oggetto simbolico per l'essere umano in generale, per la donna in particolare, nel senso che la scarpa femminile ha una grande versatilità, una grande, in alcuni momenti, in alcuni aspetti anche è oggetto di seduzione e comunque molto legata, come dire, al carattere della vita della donna che la indossa. E mi sembrava un oggetto interessante per indagare l'identità femminile, il suo valore, il suo percorso, il cammino della vita. Infatti questo lavoro che io... questo gruppo di sculture che ho fatto si chiamano Cammini, intendendo con questo lavorare sull'idea del cammino, del percorso di vita che si fa nella costruzione della propria identità. Che materiale impieghi in queste tue opere? Il materiale è ceramica, sì. E nello specifico alcune sono in porcellana, alcune in gressi, alcune in maiolica, a differenza dei materiali è di tipo tecnico, cioè cambiano le temperature di cottura. E il mio modo di costruire queste scarpe è artigianale, sono pezzi unici, sono fatti a lastra, quindi non sono ripetibili, sono anche soltanto una, nel senso che io faccio queste scarpe come oggetto simbolico, quindi non mi interessa fare la coppia.
Cerco di mettere in questo oggetto l'idea del vissuto, quindi non sono delle scarpe fashion, delle scarpe, come dire, fatte con la perfezione, e non sono delle scarpe di riproduzione, sono, come dire, l'interpretazione di una scarpa femminile che ha accompagnato una persona in un momento del suo percorso. Grazie, grazie Patrizia. Grazie a voi. Questa riflessione sulla violenza contro le donne. E niente, io passo subito la parola all'assessore del giudice, però voglio innanzitutto ringraziare l'artista Patrizia Pompeo che ha voluto questo suo percorso di vita, di politica e di contributo che lei ha dato alla tematica e alla problematica femminile l'ha portata anche attraverso quest'arte della ceramica, delle mani, dell'utilizzo delle mani per far uscire fuori attraverso questa oggettistica un'espressione di quello che vuole dirci rispetto alla condizione delle donne, ai suoi problemi, neanche ai successi che le donne stanno avendo in questo momento, perché non voglio parlare sempre di cose negative, perché oggi come oggi abbiamo sicuramente anche un successo sulla partecipazione delle donne, non soltanto nelle istituzioni, questo numero che è la prima volta nella storia del Parlamento, abbiamo tante donne in Parlamento, quindi questo ci fa sicuramente sperare in un protagonismo e quindi anche una presenza più forte delle donne in tutte le professioni. Allora, e ringrazio i presenti, voglio presentare subito, oltre l'assessore del giudice, abbiamo Renata Monda che è la segretario generale e anche dell'area supporto istituzionale della provincia di Napoli che ci darà delle informazioni utilissime, importanti di quello che la provincia sta facendo a livello culturale e anche a livello della cultura delle donne, cosa che molto spesso noi non sappiamo, non conosciamo, quindi questa è anche un'occasione per conoscere, per capire cosa si muove nel mondo della provincia di Napoli a livello anche culturale, sulla cultura delle donne. La consigliera Patrizia Sannino che è molto attenta, una delle consigliere attente sempre sulle problematiche delle donne e quindi è molto vicina anche alla consigliera di parità, voglio dire che molte cose abbiamo fatto insieme come anche con l'assessore del giudice e quindi questo sicuramente questo lavorare in rete delle donne è una metodologia, un modo di lavorare che ci porta veramente a delle risultati anche importanti come lavoriamo per tutto quello che in questo momento serve
per raggiungere, diciamo, gli obiettivi importanti. E poi c'è Rosalba Cenerelli, rappresentante della CGL, che con Rosalba Cenerelli, insieme anche con gli altri sindacati, Anna Letizia, Isabella Pompia e anche con la CGL, stiamo facendo un lavoro molto importante. Abbiamo siglato insieme un protocollo d'intesa con la violenza delle donne, insieme con l'assessore e il giudice, stiamo lavorando intensamente sulla questione della violenza, che dicevo un problema che ritorna e su cui la nostra responsabilità istituzionale di associazioni e ognuno con la sua appartenenza, in questo momento stiamo cercando di fare per arrivare a delle azioni positive per le donne della nostra città. Yvonne Carbonaro è il nostro critico d'arte e lei accompagna con delle parole meravigliose che soltanto i critici d'arte sanno leggere e sanno accompagnare le opere delle donne, che noi abbiamo bisogno, ci sono tanti e pochi sono pochi critici d'arte anche donne, quindi lei è una delle poche critici d'arte che esistono a Napoli e speriamo che ce ne siano anche di più, perché l'arte napoletana necessita di avere una lettura molto accurata e molto oggettiva, che ne abbiamo bisogno per poter avere degli strumenti di più, per poter quindi lavorare di più e fare in modo che la cultura femminile in tutti i suoi aspetti, in particolar modo dell'arte e della fotografia, voglio ringraziare anche Grazia Lombardi che è qui presente, che è stata la prima fotografa napoletana, quindi siamo contenti di vederla anche qua, e tutti presenti in sala, abbiamo anche l'associazione Amici di Colore che ci accompagna sempre nel nostro percorso dello sviluppo culturale, con Fabi, grazie, e l'associazione Donne e Diritti di Villa Ditica, perché noi qua siamo nel campo della provincia e siamo contenti di poter allargare sempre di